Difficile immaginare due artisti più lontani di Caravaggio e di Boldini, ma è questo che io ho voluto per il Mart in questa nuova stagione che dovrebbe riprendere alla metà di gennaio, con una mostra che continua, con due capolavori di Caravaggio e con una mostra che è stata montata a metà novembre ed è rimasta sempre chiusa, come uno scrigno. La mostra è quella di un pittore che è molto amato e che ha rappresentato come nessun altro la bellezza femminile, lontano dai temi della realtà, della vita, dell'urto, del male, della malattia, della morte, che tormentano Caravaggio soprattutto negli anni tardi. E per capire bene questo pittore, forse è giusto il riferimento a un grande poeta che gli è affine e che ha scritto in musica come in musica dipinge Boldini, che è Gabriele D'Annunzio. Non sono esattamente contemporanei, Boldini è un po' più vecchio, vivono più o meno gli stessi anni, l'uno muore nel 38, D'Annunzio, l'altro muore nel 31, 1931, quindi sono autori che stanno nell'Ottocento e nel Novecento. E nel Novecento Boldini incrocia la sua spada, il suo fioretto con le avanguardie, in particolare con i futuristi, superandoli e ignorandoli per certi versi. D'altra parte è lo stesso che possiamo dire per il rapporto fra D'Annunzio e Marinetti, il poeta e il grande maestro e capo del gruppo dei futuristi, che scrisse il manifesto nel 1909 a Parigi. Parigi è il luogo dove sia D'Annunzio che Boldini che Marinetti si possono incrociare. La Ville Lumière, la città moderna, incanta tutti e tre, ma Boldini, rispetto a D'Annunzio e a Marinetti, è il pittore dell'essenza della bellezza femminile. Iniziamo la mostra conoscendo suo padre, pittore a sua volta, dipinto dal figlio, un dipinto che sta in una collezione di Ferrara, vedendo lui, quindicenne, il bambino pittore un po' come l'autoritratto di Raffaello, e vedendolo poi in questi tre capolavori a 50 anni, a 50 circa e a 69 anni. Vedete il volto fiero e certamente d'Annunziano per certi versi, piccolo anche lui come D'Annunzio, qui però con lo scatto del corpo come se fosse chiamato e con una verità e una presenza che rende questo dipinto un capolavoro. Ecco, lo abbiamo incrociato, lo abbiamo visto e leggiamo Giovanni Boldini, Il piacere, che è il titolo, il piacere, di uno dei romanzi più importanti di D'Annunzio. Lo vedremo poi nella sua stesura a manoscritto e quindi abbiamo collegato Boldini e il piacere che lo accompagna tutta la vita, che è il piacere della bellezza, il piacere della donna, il piacere di un lusso che però viene sempre inteso da lui con un senso di paura e di memento mori, come se tutta questa bellezza poi d'improvviso dovesse sparire. Dopo averlo conosciuto, vediamo il suo percorso con una cronologia relativa, ma utile per capire cosa ha fatto. Da Ferrara, con l'amico Enea Vendeghini, collezionista d'arte antica, che è ritratto in quella bella immagine che potrebbe rientrare nel gusto dei macchiaioli, perché lui arriva con Vendeghini a Firenze, incontra i pittori macchiaioli, incontra Cristiano Banti, incontra Fattori, e quindi i suoi inizi sono legati a questo mondo di una nuova macchia che è quella della pittura toscana, dei macchiaioli, che hanno come teorico e amico un critico, Diego Martelli, che subito intuisce le qualità che maturerà poi Boldini e gli vi affascina, vi corbella, vi mette il capo sotto sopra. E qui vediamo un ritratto davanti al cavalletto di Fattori, nel gusto dei macchiaioli. Qui vediamo Cristiano Banti, qui vediamo una giovane donna che fu la sua amica della famiglia Banti, e poi vediamo in questa sequenza di dipinti le tre sorelle Lascaracchi, che sono tre ragazze russe che lui frequentava a Firenze, quindi una famiglia di stato sociale elevato. E poi qui, in questo singolare e divertente omaggio che richiama Mancini, il Paggio ricorda un po' quel film di Benigni in cui lui si ritrova
in un altro tempo e veste gli abiti del Rinascimento. E così, giocando col levriero, questo ragazzo è vestito come un ragazzo del Cinquecento, sopra una cassapanca del Cinquecento. Sono le variazioni e i divertimenti di questo primo tempo a Firenze di Boldini. E le sue prove più alte sono in alcune opere, come questo ritratto di generale spagnolo, in cui egli sembra meditare su Velázquez, il più grande pittore di tutti i tempi, e farne sentire, come nel Marte in riposo, il tempo e la fatica, nonostante l'atteggiamento marziale. È un dipinto molto significativo degli anni 60 del 800, quando lui inizia la sua grande corsa verso la pittura, che vedremo poi nel periodo successivo, che è il periodo francese, parigino. Ecco qua, qui vediamo una serie di dipinti in cui si sente il dialogo con Fortuny, che lui incontra e di cui sente, conosciamo tutti, la casa di Fortuny a Venezia, che è una casa anch'essa d'annunziana, in cui c'è memoria del passato, memoria del Rinascimento e una sensibilità moderna che si esprime attraverso una pennellata molto veloce che richiama appunto la pittura spagnola. E lo vediamo in questo meraviglioso dipinto di aperta campagna, di primavera, una primavera lontanissima da quella di Botticelli, ma con dei riferimenti al mondo borghese, anzi in questo caso alla ragazza che sembra legata a una condizione di povertà, vedete gli abiti rotti, ma la pittura è talmente sfavillante che noi perdiamo di vista il tema della povertà in questa primavera in campagna. E questo vale anche per un altro dei dipinti di Parigi. Lui è arrivato da poco a Parigi e scrive all'amico Banti, che era stato tra i macchiaioli quello più vicino a lui: credo che non verrò più a Firenze, sono troppo impegnato con Parigi, che vuol dire sono affascinato, travolto, Parigi sarà la rivoluzione della sua vita. Ho un amante qui da far venire l'acqua alla bocca, è troppo bella, la vedremo poi nelle altre sale, è troppo buona, è troppo amabile, quindi mi sarebbe impossibile lasciarla per ora. Quindi la donna coincide con la città, Parigi e la donna sono una attrazione totale e lui, che pure è passato per Firenze, che è la città della grande civiltà del Rinascimento, capisce che la città del Rinascimento moderno è Parigi ed è il periodo in cui lavora per il mercante Goupil. Vediamo altre cose appunto a Versailles, quindi ormai in piena vita parigina, ed ecco Boldini in questo suo primo e assoluto capolavoro di esaltazione di una bellezza femminile, sensuale, profumata, erotica, tutto possiamo dire di questa donna che è rimasta anonima. Il dipinto porta il titolo di Toletta perché è una donna che sembra spogliarsi mentre si avvia al bagno con lo specchio. Il fatto che sia anonima ci dà il senso di una identità della femminilità che raggiunge qui la sua essenza più alta. In un momento, siamo nel 1880, in cui il pittore ha colto l'essenza della bellezza femminile e l'ha chiusa in una misura che potremmo dire ancora canoviana, cioè in una misura chiusa, in una pittura in cui il senso della forma è così straordinariamente plastico. Dopo poco, dell'81-82, ecco un'altra meravigliosa donna che però sembra coinvolgerlo in quell'operazione di destrutturazione della forma che diventa un colore libero, quasi astratto, come troveremo spesso in Boldini e anche in dialogo con la pittura futurista. Ed ecco questa attrice Alice Regnault, dove vedete il volto definito e poi tutto improvvisamente sconvolto da una pittura che prende il posto del disegno e mobilita ogni forma chiusa. Sono dipinti molto significativi della assoluta modernità che nessun pittore ha in quegli anni, neanche Toulouse-Lautrec. E ancora lo vediamo a Parigi, nella sua casa parigina, con il suo clavicembalo. Siamo nel 1878. Il dipinto, come vedete, è di formidabile definitezza rispetto a quello che abbiamo appena guardato. E così
Eccolo invece già avviato verso questa pittura libera che caratterizzerà le sue opere migliori, in questa mondana, in questa donna che evidentemente è legata alla sensualità, al piacere, ai sensi, e che lui rappresenta nella mobilità della pittura. Ancora, sempre a Parigi, vediamo la Senna con questa pittura, come vedete, non finita. Spesso il non finito, spesso il disegno, è una volontà di dire di più dipingendo di meno e quindi riuscendo, attraverso la tela risparmiata, a far sentire l'atmosfera di un luogo, e in questo caso la Senna a Bougival. E qui un livello formidabile di virtuosismo, quasi con una memoria divisionistica della pittura veloce, puntillistica della spiaggia Etretat, che è il luogo dove nello stesso momento sta dipingendo Monet. Monet ovviamente si avvia a una folgorazione della pittura in luce, mentre lui definisce attraverso la luce le forme di queste barche sulla spiaggia. È un pittore di formidabile intelligenza, ma quando poi, come vedremo di qui in avanti, il suo tema prevalente diventa quello della bellezza femminile, ecco che vediamo la donna per cui lui, e si capisce, rimane a Parigi, è la contessa di Rasty, che è quella che gli stava vicino, che lo aiutava, che lo introduceva in società, e la vedete qui con questo sorriso così pieno di cordialità e anche qui in questa formidabile eleganza distesa su un divano, e ancora qui invece in alcuni pastelli dipinti per l'intimità. Sono non per essere visti, ma per essere tenuti come memoria di momenti di piacere. Questo e ancora di più la contessa di Rasty in questo meraviglioso pastello, che non era stato visto per molti anni perché era appunto nella riserva delle cose private, dei suoi pensieri erotici. Vedete che libertà assoluta di pittura, introducendo poi nel pastello questa formidabile libertà. Gli ultimi pastelli memorabili erano stati quelli di Rosalba Carriera. Qui si arriva molto più avanti, verso una pittura che sembra perdere ogni consistenza per diventare aria, respiro. E ancora questa bella frase che accompagna questa sala di donne: sapeva come nessuno dei suoi confratelli, i ritrattisti, vestire una bella donna, e vorrei dire svestirla. La donna vestita ovviamente la vediamo nei bei ritratti dell'amante, ma vediamo anche come l'amante si presenti nuda, in assoluta sensualità. Forse non è la stessa Rasty, che invece troviamo qui, in quest'altro nudo, dopo il bagno. Vedete una pittura sfrenata, libera, informale quasi, e molto prima dei dipinti dei pittori futuristi. E qui un altro dipinto di grande sensualità, ed ecco ancora la bella Holdin. Qui il pittore Arajo, che ha questa mano meravigliosa quasi di pianista, in un ambiente dove si vedono arazzi e oggetti che rientrano nella iconografia della pittura. E qui appunto, in questo meraviglioso movimento del ventaglio che sembra accompagnare la musica di questa cantante mondana, come chiamato, mentre qui abbiamo il pianista, questo Ray Colasau, che ha queste mani liberissime in questo formidabile pastello. E qui siamo a Parigi, in una Parigi che è molto d'annunziana. Vediamo questo bosco come quello della pioggia nel Pineto di D'Annunzio, in una statua nel parco di Versailles, con il classicismo della scultura che viene dal mondo antico, dalla Venere di Milo, e viene tradotta nella libertà di una pittura assolutamente impressionistica. E qui, meraviglioso come un dipinto di Degas, questo dipinto che tra l'altro è nelle collezioni di Montecitorio, Parigi di notte con le carrozze, a far sentire il movimento del piacere che nelle persone che sono all'interno di queste carrozze diventa poi quasi il destino di una felicità e di un piacere sensuale. E così ancora in un dipinto come questo, dove si vede un carro funebre con i cavalli, con una quadriglia, e una pittura, come vedete, sempre più libera, come è sempre libera qui in questi dragoni
che si muovono a Parigi, o addirittura qui sempre un gruppo di dragoni con delle pennellate velocissime e astratte che pure fanno intendere la forma dei cavalli, e qui ancora in questi altri dragoni a cavallo. Il dipinto più importante di questa serie di cavalli è nella raccolta di dipinti di Boldini a Ferrara, nelle collezioni di Ferrara, e lo vedete qui con una libertà meravigliosa di segno che richiama tutta la grande pittura da Tiepolo fino a lui. Lui riesce a superare qualunque limite. Qui Folies Bergère, che sono gli stessi interni di Renoir e dei grandi pittori impressionisti che lui fiancheggia, e qui invece questo Strillone, che è interessante perché è un pittore meno conosciuto di Boldini, ma non meno importante, che Antonio Mancini, si era mosso in questi soggetti di vita quotidiana, di vita popolare, con una pittura che qui sembra alludere a una simpatia, un collegamento fra i due pittori, che sono lontani ma anche per certi versi tali da poter essere accostati nella ricerca sperimentale di una pittura libera senza confini. E qui è interessante vedere questo che quando ero ragazzo mi incantava nelle collezioni ferraresi al Museo Giovanni Boldini, che è degno di Velázquez, appunto, questo giardiniere della famiglia Veil-Picard, che lui dipinge sulla sua scatola di colori, come vedete, un'opera di impressionante evidenza, mentre qui vediamo una serie di importanti dipinti che rappresentano la sua casa a Parigi, con quest'opera lungamente riferita a Bernini. Oggi invece probabilmente gli studi più recenti la legano a un altro piano, scultore barocco. Qui vediamo alcuni dipinti nel suo studio, come anche qui, sempre lo studio di Boldini, con una console, il dipinto che vedete, un altro dipinto posto qua in alto, questa meravigliosa natura morta di assoluta libertà e di taglio assolutamente imprevedibile, cioè diagonale, con il senso di uno spazio dinamico, come di una necessità di muoversi, quindi un dinamismo della pittura che non ha un punto fermo né un punto prospettico. Ancora il suo studio con il dipinto bellissimo, uno dei più bei dipinti di Boldini che vedremo nella prossima sala, che è questo ragazzo cileno che viene rappresentato da Boldini, e intanto lui, mentre lo dipinge, lo appoggia nel suo studio, dove vediamo anche la sorella dello stesso ragazzo cileno. Qui siamo in una data molto importante, 1909, quindi siamo entrati nel Novecento, e in questa sinestesia, in questo mettere insieme una figura femminile con questo meraviglioso braccio e poi un'apertura di questa corsa di cavalli, c'è una convivenza di due tempi, quasi una simultaneità, una penetrazione di spazi diversi, che è proprio tipica del futurismo che nasce in questo anno. Lui non ha nulla a che fare con i futuristi, ma qui sembra quasi beffarli e dire: io posso fare meglio di voi, posso fare in un dipinto solo due spazi che convivono, uno nella realtà e uno nel sogno. L'immagine di eleganza meravigliosa di questo braccio è una visione di questi cavalli che stanno correndo con i loro fantini. Siamo nel 1909. Ancora nello stesso momento il tema di queste braccia, qui un movimento di formidabile lussuria, di intrecci, di corpi femminili, con una pittura assolutamente libera e quasi astratta. La stessa la ritroviamo nello stesso momento, siamo nel 1907, in questa altra veduta molto più veloce e ventosa di Venezia, e qui un'altra meravigliosa natura morta. Siamo negli anni tra il 1907 e il 1908, quando appunto sta capitando qualcosa, che è la rivoluzione delle avanguardie, che non lo trova impreparato. Lui riesce in qualche misura a cavalcarle e a scegliere un percorso parallelo senza essere scavalcato da loro. E qui abbiamo alcuni, qui troveremo i due dipinti che vedete, la Veil-Picard, l'altra figura femminile di un dipinto che vedremo più avanti, sempre dello studio, appoggiati nel suo studio. E qui, tra le cose singolari, sempre del suo studio, c'è questa incredibile natura morta, un'opera poco boldiniana, con una libertà di segno assoluta e con una pulizia formale che non teme il confronto con Degas, di cui poi vedremo altre opere. E quindi una insolita invenzione di natura morta.
E questa forse è la sala più importante, dove appunto vediamo il giovane ragazzo cileno, Suber Cazot, eccolo qua, forse il suo più bel ritratto, singolarmente non un ritratto femminile, ma c'è qualcosa di, non dico effeminato, ma di una grazia così straordinaria da far diventare questo dipinto il capolavoro forse della vita artistica boldiniana, benché sia un ritratto di un giovinetto che si muove sul suo divano Luigi XVI, con queste gambe meravigliose, con questo sguardo pieno di curiosità tipico di un adolescente, e che si muove nella città di Parigi, nello spazio delle ambasciate, dove Boldini ha una grande dimestichezza, ed ecco allora la principessa Bibesco. Sono figure legate anche a Proust, altro nome che va ricordato in questo momento della Belle Époque a Parigi. Egli allora furoreggiava, era il periodo in cui aveva più richieste di quante ne potesse soddisfare. La carriera dell'artista raggiunge il suo apice proprio in questo momento. E lui lascia nel 1886 lo studio nel quartiere di Pigalle e prende lo studio di uno dei grandi ritrattisti, il pittore americano che tanto gli assomiglia, ma forse meno grande di lui, che è Sargent, John Sargent, grande ritrattista americano che poi è andato a Londra lasciando Parigi a Boldini. E qui un'altra delle figure mitologiche, la bellissima contessa Concha de Ossa, o signora Concha de Ossa, sempre cilena, con questo pastello che ne fa intendere come il mistero di uno sguardo che ci fa intendere qualcosa che non capiamo fino in fondo, e ancora la Concha de Ossa in questo meraviglioso pastello di straordinaria libertà esecutiva. Siamo nel 1888, quindi siamo tornati leggermente indietro, e qui il ritratto più celebre di Concha de Ossa, dello studio del pittore, con una donna che lo ammira, lo sta guardando, è la donna che sta davanti al dipinto memorabile. Questo è un dipinto sicuramente di un pittore di grande magistero che si applica anche a una non precisa bellezza, com'è questa figura anonima. Il dipinto è conservato nella bella raccolta di Ricci Oddi a Piacenza ed è forse il dipinto che lui riesce a far capire che non è soltanto la bellezza che lui può rappresentare, ma anche qualche cosa che è una sensibilità femminile che lui riesce a interpretare anche in una donna di minore grazia di tante altre, come queste che vediamo. Questa in particolare è una delle più belle immagini, più moderne immagini, di una sorta di nevrosi che prende questa ragazza col ventaglio in mano, con uno sguardo che ci fa pensare a un turbamento e a una malinconia e anche a un dominio del mondo che lei ha nella sua fragilità, la treccia bionda. E questo, qui siamo davanti con la bella scritta di Aldengo Soffici, che fiancheggiava i futuristi, c'è un lampo di vita fuggevole da aggrapparsi al volo ed egli l'esprime con un frego, in uno svolazzo, in un fiocco. Beh, più di così, qui vedete questo meraviglioso ritratto che è di una sfrenata libertà, non si vedono le mani, non si vedono le gambe, non si vedono le definizioni della stoffa dei vestiti, si vede il volto è molto definito, ma c'è questa specie di tumulto di aria che si muove, di vento, che gira intorno a questa figura, il cui titolo è forse allusivo alla pittura Fuoco d'artificio. Farò qualcosa, ma in grande, sempre grande, non vedo più che la pittura grande. La sua maniera grande, appunto, è ispirata alla grande tradizione della pittura veneziana, per esempio. E qui ancora un pastello con una donna turbata, inquieta, di assoluta modernità, con un turbamento come quello che abbiamo visto nella ragazza con la treccia, che rende questo pastello, è la cognata del pittore, suo amico e sodale, Hellé. Hellé, d'altra parte, ha molto guardato Boldini e qui sembra che Boldini gli dica qual è la strada che deve prendere, cioè passare dall'immagine della bellezza all'immagine di un tormento, di una nevrosi che il dipinto rappresenta. E così ancora questi altri due capolavori, pastello di questa anonima ragazza in abito da sera di pittura assolutamente libera e quest'altra invece a olio
che è la Contessa de Lus, che è uno dei capolavori assoluti di Boldini, e vedete come il dipinto dei fuochi d'artificio, guardate come è dipinto il ventaglio e come lui riesce con una leggerezza assoluta a rendere la grazia, la fragilità e anche la forza di questa donna che guarda determinata al suo obiettivo. E qui vediamo altri dipinti, ma interessanti anche queste punte secche e disegni. Questo molto avanti, in piena epoca Deco, oltre gli anni 20, ed è la Divina e sua madre tra il 20 e il 25, e questo piccolo disegno che dovremo ricordare quando arriveremo nella stanza vicina al dialogo con D'Annunzio e alla Marchesa Casati, che stava di fronte ad D'Annunzio nella casetta rossa. Anzi, D'Annunzio stava nella casetta rossa e lei stava in quella che oggi è la collezione Guggenheim al Palazzo Venier dei Leoni, che era la casa in cui lei abitava e veniva raggiunta e raggiungeva D'Annunzio. Qui è impressionante vedere come fra piume di pavone, tutto quello che troveremo nel dipinto, lui si è riuscito a sintetizzare in un disegno tutta questa capacità ariosa di far sentire qualcosa di impalpabile che è l'anima, il pensiero segreto della Marchesa Casati. Una parete importante, qui c'è il dialogo fra Boldini, che è un grande pittore, ma forse il più grande degli impressionisti, che è Edgar Degas. E qui si vede Degas che sta dipingendo, Boldini che sta dipingendo, vedendolo dall'alto, Degas. E vedete come riesce a schiacciarlo e a farne sentire una dimensione non goffa, ma di concentrazione, di pensiero, sta guardando qualcosa, sta riflettendo a quello che vorrà fare. E c'è qualcosa di Degas in questo Boldini, come se qualcosa di Boldini in Degas, lo vediamo qui, quando Degas a sua volta risponde dipingendo come quasi un nano il suo collega, e con una certa crudeltà, ma invece qui si riscatta in questo meraviglioso introspettivo ritratto in cui per la prima volta vediamo non la fierezza e l'amore per la bellezza, ma un turbamento, un'inquietudine, c'è qualcosa di doloroso in questa immagine di Boldini fatta da Degas, qualcosa che gli entra dentro quasi anticipando il gusto di Francis Bacon. Quindi siamo di fronte a un dialogo fra i due pittori di altissimo impegno. Mentre qui vediamo un grande pittore livornese che ha guardato Boldini ma lo ha tradotto in una dimensione molto più decorativa, con un riferimento Liberty al gusto di Horta, che è appunto Corcos, un pittore che sembra non avere di Boldini la libertà di esecuzione, ma intende però la femminilità e la sensualità e la grazia, perfino in modo edulcorato, per cui il dialogo fra Corcos e Boldini vede Boldini un pittore che si allontana verso orizzonti di invenzione straordinaria e Corcos che invece si limita a fotografare il gusto Liberty di quel tempo con grande raffinatezza ma anche senza particolare profondità. E questo vediamo ancora nell'altro collega che prima ricordavo di Boldini, che è Le, che vedete qui in questo pastello un po' fragile, mentre qui c'è questa serie molto interessante, si vede Boldini, si vede De Nittis, si vedono gli amici, in particolare in mezzo a questi volti femminili, il personaggio più straordinario tra i ritrattisti del tempo, che purtroppo non abbiamo portato a confronto di Boldini, che è Whistler, grande pittore americano, che lui qui ritrae con una capacità di farne intendere la perspicuità, la profondità, la dimensione quasi filosofica di questo formidabile pittore della luce e della notte, Whistler. E qui ci avviamo a vedere un'altra serie di dipinti formidabili, come questa parete interamente dedicata alla Madame Vieille Picard, che è una committente molto significativa e che lui rappresenta con l'infinita grazia di questa mano a cui appoggia la testa, e qui la vediamo ancora mentre si muove i capelli. È una affascinante signora della borghesia parigina, guardate questo nero formidabile che troveremo poi anche nel dipinto a fianco, ed è vista appunto
in questa sua posizione così mossa che ritroviamo nel movimento del gusto della mano nei capelli anche in queste altre due immagini. Questa, ecco ancora il nero che vedete, è forse l'opera più solenne, è una passeggiata al Bois de Boulogne di una coppia che si avvia come fossero gli interpreti della pioggia nel Pineto di D'Annunzio e che sono due esemplari di quella umanità fortunata, aristocratica, che è il mondo parigino di quegli anni, che lui intercetta. E siamo ancora nel 1909, quindi mentre furoreggia a Parigi il futurismo, lui dipinge questa immagine quasi neorinascimentale di una coppia straordinaria. Così vediamo un altro capolavoro in questo ritratto di madre e di bambino, che sono la signora Hugo e suo figlio, dipinto come vedete di formidabile esecuzione e di grande libertà, con un qualche riferimento al mondo spagnolo e a Velázquez, così come si vede in quest'altro dipinto, che è un dipinto molto tormentato, in cui lui riveste la signora per poter dipingere l'abito di Pizzi, ed è una figura così solenne, è una principessa figlia di Isabella II di Spagna, che ha la regalità e lui deve cercare di riuscire a contemperare la libertà del segno, la sensualità, ma anche una eleganza stremata, e allora ecco che la veste con quest'abito di Pizzi formidabili. Un'altezza la cui indipendenza di spirito e il senso critico, pari a una doppia eredità, hanno saputo discernere fra gli ritrattisti viventi il maestro, la cui arte doveva sopra ogni altro assicurare nel contempo vita duratura alla lontana nipote del Re Sole e alla graziosa sorella delle modelle di Velázquez. Questo discorso così preciso è del conte di Montesquieu, che era uno degli arbitri del gusto di quegli anni, che ha determinato gli orientamenti e la sensibilità del mondo parigino e che quindi qui sta indicando l'eccellenza di Boldini. Qui abbiamo una pittura più libera in questa ragazza che sembra uscire da ogni regola formale, e qui ecco Concha de Ossa, l'avete vista in altri dipinti, è forse la modella più amata da Boldini, che ne interpreta, come vedete anche qui, con una libertà di segno formidabile, una interiorità comunicante, affettiva, una complicità, ecco, forse la più complice delle figure femminili che lui ha dipinto. E qui entriamo, partendo dalla coppia al Bois de Boulogne, nella stanza più significativa per il rapporto con Gabriele D'Annunzio, dominata la sala dal dipinto, il più bel dipinto forse di Boldini, che è il ritratto della Marchesa Casati. E qui vedete una libertà straordinaria, di pittura quasi informale, con la bella caviglia e soltanto il volto definito in maniera così precisa e così plastica, come se fosse una ceramica. Non per caso abbiamo voluto collegare quel volto così definito nella pittura libera del dipinto con questa immagine della Marchesa Casati di Renato Bertelli, la cui, vedete, nella posizione anche di tre quarti, il cui profilo sembra essere stato il modello per il dipinto di Boldini, definitissimo nel volto della Marchesa e invece totalmente libero nella pittura che la agita, la fa muovere. Di questo avete visto prima il disegno che vi ho ricordato come un'essenza di questo dipinto, e qui vediamo questo capolavoro della pittura Liberty, come vedete, della scultura Liberty, nei capelli, nella corona, che è sicuramente un riferimento per l'invenzione di Boldini. Qui vediamo questo singolarissimo dipinto di Cagnazzo di San Pietro, pittore realista, ma che qui sembra dialogare con D'Annunzio, Gloria e tragedia. Siamo nel 1930, è ancora vivo Boldini ed è ancora vivo ovviamente D'Annunzio, quindi il collegamento fra i due trova in questo dipinto così libero forse un punto di congiunzione. Mentre totalmente non boldiniano è questo dipinto del 1901 di Luigi Onetti, pittore che si muove dentro un'atmosfera drammatica e lugubre, che ricorda Munch,
con il senso drammatico di questo abbraccio di due amanti, come se fosse l'ultimo abbraccio prima di una perdita definitiva. E ho voluto allora indicare le parole con cui si chiude il trionfo della morte di D'Annunzio e precipitarono nella morte avvinti. Il dipinto questo fa pensare ed è l'anti-Marchesa Casati, ma contemporaneamente un dipinto carico di una tensione spirituale e drammatica che è del tutto estranea a Boldini. E qui ancora D'Annunzio fatto dal dipinto nel 1912 dal pittore triestino Rietti, e questo il meraviglioso suo figlio Gabriellino, che ebbe una vita molto tormentata nel rapporto col padre, però dipinto in questa meravigliosa eleganza di questo raro e dimenticato pittore. E qui invece un amico di D'Annunzio che in Abruzzo dipinge, come scrive D'Annunzio, di temi abruzzesi, scrive di questo mondo di contadini e di costume abruzzese, ed è Francesco Paolo Michetti. Il dipinto è particolarmente felice, di grande libertà e fantasia, che rappresenta questo gruppo di zingari quasi che si muovono in una processione con una singolarità quasi di festa, pur nella povertà e nei costumi popolari che rappresentano la dimensione di questo gruppo di giovani donne abruzzesi. E qua sotto, importante perché segna il collegamento del titolo della mostra, il manoscritto del piacere, con la P maiuscola che abbiamo voluto perché il piacere ha voluto indicarlo come un tema totale, assoluto, coinvolgente, che è quello che in pittura rappresenta Boldini. L'anno moriva assai dolcemente, il sole di San Silvestro spandeva non so che tepor velato, bollissimo, aureo, quasi primaverile nel cielo di Roma. E così comincia il racconto di Andrea Sperelli, il protagonista del piacere, che è un personaggio d'annunziano, ovviamente, ma con qualcosa che Boldini fa sentire, così come qualcosa di boldiniano c'è in questo ritratto di Fernanda Oietti, la moglie del direttore del Corriere della Sera, Ugo Oietti, che è un dipinto ancora di Corcos, l'abbiamo visto in quella immagine così compiuta, così finita, così edulcorata. Qui c'è qualcosa di più convergente con il mondo boldiniano, come anche in questo pittore bellissimo di figure femminili, meno libere, meno sensuali di quelle boldiniane, che è Lino Selvatico, il fondatore della Biennale di Venezia. E qui ho voluto mettere insieme Boldini e Selvatico. Questa invece è un'immagine poco boldiniana, ma certamente di un'epoca che indica alla fine dell'Ottocento il mondo del decadentismo di cui D'Annunzio è protagonista. E questa è la prima moglie di D'Annunzio, la duchessa Maria Hardouin, ed è il ritratto di Donna Maria Hardouin che nel 1899 era la moglie in qualche modo un po' trascurata del grande poeta. Ancora boldiniano è questa bella terracotta pattinata di Enrico Mazzolani degli anni 20, e qui si vede un pittore straordinario, due dipinti inediti di Amos Nattini, due disegni del 1913, quindi più o meno del tempo in cui D'Annunzio dipinge la sua Marchesa Casati. E qui si vede una Marchesa Casati vista con dei lineamenti molto più duri, una figura che non ha quella sensualità e quella bellezza classica, ma invece una deformazione del volto, dei denti, delle ossa. Probabilmente il giovane Nattini, che sarebbe poi stato il grande illustratore di Dante, vedendo questa donna che era mitologica, ne intende qualcosa di più quotidiano, di più drammatico, che non l'esaltazione mitologica che ne dà D'Annunzio, che ne dà Boldini, o la casa piena di penne di pavone per superstizione d'amore, dice Gabriele D'Annunzio, e qui si vede come le dipinge appunto Boldini. Ancora il mondo femminile ritorna in maniera sempre più frequente, sempre più libera nella pittura, che siamo nel 1911, questa figura di donna malinconica che si sta toccando il naso come per asciugarsi le lacrime. Vedete che pittura libera e formidabile, quasi astratta, e così vale anche per questo studio per la signora Edwards del 1922 con i suoi figli.
E qui ancora un altro volto malinconico, una donna non riconosciuta col suo cappellino. E qui invece un dipinto della piena maturità, con il pittore che continua la sua ricerca, ma con una ancora più insistente ricerca formale nella libertà dell'esecuzione, ed è Miss Bella del 1903, quindi vedete anche la consonanza con i dipinti di questo momento, una delle opere più formidabili di questo momento, in cui lui dipinge una ragazza americana che ha deciso di vivere a Parigi perché quella è la città, è la città della felicità, e quindi una ragazza della buona società americana che viene a Parigi e sceglie come ritrattista Boldini. Qui vediamo altri meravigliosi, queste immagini anonime, questa signora con questo bellissimo profilo. Qui vedete una pittura sempre più libera, sempre più astratta, sempre più, come dire, in una dimensione di visione e di allucinazione. È come se lui vedesse e dipingesse un sogno più che la realtà. Ci avviamo alla conclusione con l'esercizio sempre sul mondo femminile, anche con un realismo insistito. Qui siamo nel 1904, con la bellissima idea di questa tenda rossa contro cui si staglia il profilo di questa donna che fuma. E qui invece le opere totalmente libere, svincolate da ogni forma classica. Siamo infatti nel 1912, nel 1904. Questo, uno degli ultimi grandi ritratti di Boldini, nel 1916, La signora in rosa, conservato al Museo Boldini di Ferrara, dove vedete come si punta a una estremizzazione di questa pittura libera, sia pure con queste striature che rendono un abito di seta di grande eleganza, e qui questa pittura, come l'abbiamo vista anche nella Marchesa Casati, di totale astrazione. E poi questo volto così definito e con un sorriso un po' convenzionale, un po' turbato o disturbato, che farebbero pensare quasi a personaggi in attesa di essere analizzati da Freud. E ancora, qui altre opere di questo momento, siamo intorno al 1919, lo vediamo in questo dipinto, lo vediamo anche in quest'altro, vedete che libertà assoluta nel definire l'abito. E qui ho voluto chiudere il percorso con il grande Bernard Berenson, che conobbe Boldini e che ne indica in sintesi la cifra e la identità come artista. Era ultra chic, specie quando faceva il ritratto lungiforme signore dell'alta società internazionale. Questi ritratti hanno un forte potere di incanto e ci parlano di un tempo che non c'è più, di una bellezza che non c'è più, di una bellezza che comunque sopravvive nelle immagini di Helmut Newton, dei grandi fotografi, di Avedon, che continueranno a rappresentare la bellezza femminile che lui aveva definito in maniera così assoluta. E allora ho voluto dire, questa è la frase con cui si chiude il percorso, Boldini oggi è con noi senza che nulla del suo mondo ci appartenga più. È con noi perché questa pittura comunque ci dice qualcosa che, all'opposto di quello che ci dice Caravaggio, è la felicità, l'euforia, il piacere, e poi tutto finisce e davanti c'è la morte, ma prima della morte c'è la felicità della vita. E così si chiude, anche se qui siamo un po' nella penombra, con quest'opera molto strana e molto anomala che io ho voluto, perché di un pittore che ha dipinto tante immagini femminili, il virtuosismo si manifesta in dipingere questi balle di stracci. Ecco, come dire, qui, in quest'opera che è così priva di ogni eleganza e di ogni grazia, c'è però, se riusciremo a vederlo, una pittura che è sempre vibrante, viva, e che porta dentro di sé un'anima, che è quella che in ogni immagine Boldini ci ha mostrato.